Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati con il format di Proviamo Novità e oggi siamo al quinto episodio. Andremo a fare colazione, in poche parole, insieme a voi. Quindi abbiamo tutte le cose per far colazione, già non vedo l'ora. Episodio a tema colazione. Sì, esatto. Iniziamo a elencare tutti i nostri prodotti che abbiamo scelto. Come prima cosa, mini fette Mulino Bianco. Ovviamente abbiamo preso di entrambi i gusti perché ci ispiravano. Questa sono stata io, colpa mia. Sì, l'ho detto a lui, latte, senti, prendiamo tutte e due. E fondente. Buone, queste mi ispirano un po'. Queste inzuppate su me sono fantastiche. Anche secondo me, buone. Okay. Poi proseguiamo con biscottini della Milka. Anche qua c'è scritto novità. Allora, si chiamano Choco and Cereals. Con cereali integrali fonte di fibre. Buoni. Queste te non ti ispiravano intanto? No, io sono non le sono quelle comprate. Fibre. Sono biscotti un po' mi più mi sembrano forse, tipo leggerini. Quei biscotti digestive che non mi fanno impazzire. Buoni, digestive. No, non ce la fa. Poi tornano i Müller Mix. Come si diceva nello scorso video. Esatto. Li lasciamo tutti qua elencati, esatto. Tutta la playlist. Sì, sì. Abbiamo scelto altri due gusti. Questo qua che è yogurt di mousse bianca più pallini di cereali di cioccolato e cocco. E poi abbiamo questo gusto mix soffio con sempre mousse di bianco più brownies al caffè. E come ultima cosa, pezzo forte che già ve ne avevamo parlato da un po' di tempo. A voglia che pezzo forte. La marca Oreo ha fatto uscire i cereali buoni. Finalmente in Italia. Finalmente. Questi sono, abbiamo letto dietro, con vaniglia e cacao. Quindi un po' costicchiano. Tanto come sempre io lo dico, però insomma vi scriviamo i prezzi e tutto. Noi abbiamo alte aspettative. Infatti mi sa che inizieremo subito da questi perché non vediamo l'ora. Latte versato. Non so se si vedrà mai, si vede poco. Non vorrei far danni. Questi sono i protagonisti. Questa è come si presenta appunto la scatolina. Molto carina, devo dire, fra l'altro. Questi sono gli ingredienti, spero si leggano, sono proprio microscopici, quindi speriamo possiate leggere qualcosa. Tra l'altro, piccola curiosità, noi volevamo fare un'altra tipologia di video in futuro, sì, ovvero ordinare da uno store americano e provare le varie cose che avevamo scelto. Si voleva comprare anche questi perché noi non sapevamo che erano usciti anche in Italia questi. No. E tipo ci chiedevano dei prezzi esorbitanti per una scatola di questi, quindi questi vi dico già, li abbiamo pagati di meno di quanto ci chiedevano nei siti americani, quindi top. Questo è come si presenta. Sono anche belli spessi, eh. Pensavo che quelli bianchi fossero più piccoli. Invece per me no, sono tutti belli grossini. 3, 2, 1, via. Non senti solito l'odore. Non si sente tanto. No, si sente più caldo. L'odore di plastica mi fa anche un po' cacare. Dammi la manino, assaggiamo uno così. Guarda, belli. Carini, mi stanno cascando. 3, 2, 1, via. Mi sono di tanto, però. Me li immaginavo più ricchi di sapore. Proviamo questi qua. Sono tipo delle ciambelline. No, beh, sto già mangiando, però. Molto più buono questo. Cioccolato è più buono. Con latte ora, cerchiamo di prendere una manciata equa. E ve dico, fallo vedere te. Sta tanto il latte. Eccoci qua. 3, 2, 1. Buona colazione. Sette. Per noi. Sto per noi. Quelli bianchi sanno di poco. Non sanno niente. Floppino, eh. Un po' flop. Davo qualcosa di più buono. Ora li provo a assaggiare singolarmente. Ora solo quelli al cioccolato e poi solo quelli bianchi. Ma quelli bianchi sanno di poco, già ve lo dico. Fossero per quelli al cioccolato che sono molto più saporiti, non saprebbero veramente niente questi cereali. Poi questi qua bianchi li masticate e si sciolgono in bocca, non sono croccanti per niente. Invece quelli al cioccolato sono belli croccantini, duretti. Vero. Non sono cattivi, però aspettavo qualcosa di più a livello di sapore, di gusto, di dolcezza. Andiamo a chiudere, come vedete già stanno qui, eppure abbiamo preso proprio due manciatine di numero, vabbè. Come fanno a dire per 11 infatti colazioni. E sono 350 grammi, non l'avevamo detto, però porzione classica di cereali, ecco. Se te ne pare? Che me ne pare? Qui. Se devo dare un giudizio, allora, li ricomprerei forse sì, ma non abitualmente. Pensavo diventassero i miei cereali preferiti, invece anch'io. No. Invece ci sono cereali molto più buoni, a prezzi molto più economici, secondo me. Sono un po' un furto, costano tanto. Cioè io di questi mangerei solo quelli al cioccolato, quelli bianchi. Sì, sono meno. Non sanno di niente. Io invece mi aspettavo proprio da quelli bianchi la differenza. Anch'io invece niente. Vabbè. Bob, voto. Porto qualità prezzo 6,5, 7. Anch'io. Ma più di 7, sì, perché costano tanto, come si è detto. Non è che fanno schifo, sono buoni. Certo. Non sono eccelsi, sono buoni, però non sono neanche così tanto economici. Tutta questa grande. Vero. E non è neanche tutta questa grande scoperta. Esatto. Quindi. Seguiamo con le mini fettine. Che queste voglio proprio sentire come sono. Saranno piccine così, tipo, secondo me, microscopiche. Sono tipo così, così, bravo, esatto. Qua ho queste qua al cioccolato al latte. Buone, che ve dico. Vedete qua come sono fatte dietro. Speriamo a bene. Sono messi un po' qua di lato. Io ho provato un po' a aprirvelo, ma non si vede molto purtroppo. Invece ecco qua quella al fondente. Uguale, pacchetto uguale, 110 grammi. Ecco gli ingredienti, se volete leggerli e dare un
un'occhiata, ecco qua. 3, 2, 1, via. No, aspetta, mi ha dato anche il tempo. Non l'ho ancora viste. Non l'hai vista? No, me la fa vedere, voglio vedermi, aspetta. Okay. Oddio, come sono? Ti fa un danno. Sono pochissime, ma dai, ma le hanno viste da qui in giù, ma sì, che vabbè. È? C'è l'aria dentro, che come le patatine. Ogni cosa, ma perché fanno così insieme? Forza. Tirchi. Bellino. Ecco qua. Vabbè, queste secondo me sono di quelle cose che vi potete fare anche a casa. Facciamole vedere, sbobbo. La mia è un po' più scura. Si vede, infatti. Buona. 3, 2, 1, via. Te lo mangi subito inzuppando. Certo. Queste sono inzuppate. Io la provo anche senza, voglio vedere la differenza. Buone, non sono male. Io la provo anche senza, vediamo un po'. Queste sono buone. Anche se prendo un'altra senza, voglio assaggiare. No, non provo queste. Mangio un'altra di queste, voglio sentirle diverse. Sono molto buone. Sia mangiate senza latte, ma anche inzuppate, secondo me. Buone, buone, buone. Prendono due consistenze diverse, perché la fetta biscottata si inzuppa subito. Certo. Ed è molto più morbida, così è più dura, ma fantastica. È buona comunque. Io provo anche quella al cioccolato fondente. Invece provo queste al latte. Zuppiamo bene. No, mi piacciono più queste. Latte forever. Oh no, no, mamma mia. Se vi piace la dolcezza, latte. Fondenti sono meno dolci. Sai che io mi sa che preferisco questa al fondente invece? Io no. Faccio più quella al fondente. Bene, dato che non andiamo mai d'accordo su niente, io mangio queste. Lui si mangia quelle, perfetto. A me non si litiga nemmeno. Io me ne mangio un'altra. Sono buonissime queste. Vale, però, come potete vedere, già ce ne rimangano poche poi. C'è solo invece la farina di frumento. C'è anche un po' integrale. Raga, sono rimasto principalmente sorpreso. Davvero? Già ci ispiravano. Bene. Dai, questi, se questi me li hanno ricomprati. Ora non mi ricordo quanto abbiamo speso. Forse per 110 grammi il prezzo sarà comunque altino. Con queste due o tre colazioni ce le fai, secondo me. No, ce n'è una rotta, aspetta, me la mangio. Mi dispiace perché sono poche. Sono molto poche. Sono poche e sono molto buone. Quindi queste, se vi attaccate, buone, ci fate sì, come ho detto, le due colazioni, bella. Voto, allora, io a queste qua gli do tipo 9. A queste 5. Queste non le ricomprerei, quelle al cioccolato al latte invece sì. Infatti sono tutte tue, se vuoi, prego. Non so se è perché prima ho mangiato queste e poi ho mangiato quella dopo e mi hanno alterato i sapori. Non lo so, delle volte c'è da pensare anche così, non lo so. Allora, queste 6 e mezzo, queste 8. Mi sono piaciute di più. Le fondenti le compreresti? Sì, assolutamente. Sì. Anche le cioccolate al latte, sì. Anche se io sono più tipo da colazione latte e cereali, però non sono male. Una volta ogni tanto, perché lo no? Sto convertendo a mangiare un po' di più, dai, ce la possiamo fare. Proseguiamo con questi della Milk, visto che abbiamo ancora un po' di latte. Si pensava non ci bastasse, invece ci è avanzato. Per fortuna. Per fortuna. Sono 168 grammi. Mi sa che si grigeranno un po' male perché sono tutti un po' questa cartina sotto. Sì, si vede male. Comunque sono questi qua, io li provo sia normali sia inzuppati nel latte. Che sbobbo? No, io se li provo solo normali. Non sono un fan dell'inzuppata, purtroppo. Mi ricordano dei biscotti da gran cereale, tipo, come brava, questi sono di gran cereale, sì. Non si sente neanche il cioccolato. Forse anche questi li preferisco normali. Vedete, c'è proprio lo strato sottilissimo di cioccolato sotto. Sì. E poi c'è il logo. E davanti c'è scritto Milza. Vai, sbobbo, 3, 2, 1, via. Mamma mia, questi. Non ti piacciono? Allappano da morire. Forse sono meglio inzuppati davvero questi. Un'impresa buttati giù. No, anch'io li provo inzuppati, eh. Non mi è cambiato molto inzuppati, sinceramente. Perché non sono tanto croccanti questi biscotti qua. Non cambia tanto, vero? No, se vi piacciono i biscotti gran cereale, andate sul sicuro. Anzi, mi verrebbe da dire, comprate quelli, perché tanto il gusto è lo stesso. Il gusto... Tu l'hai sentito il cioccolato? Poco. Anch'io zero. Il gusto è lo stesso, che se è solo un po' più di cioccolato. Potrebbe essere più salutari. Rispetto ai biscotti della Milka, dici? Sì. Andiamo alla fila, ci sacrifichiamo. Vai. Io vi dico già che non li ricomprerei, già non mi ispiravano tanto prima. Però abbiamo visto novità, quindi abbiamo pensato prendiamoli. Io invece vedendo ho detto saranno buoni. Invece non sono cattivi, però c'è di meglio secondo me. E anch'io sì, non li ricomprerei. Allora, io a questi biscotti della Milka gli do 5. 5? Sì, no, non mi hanno convinto per nulla, non li ricomprerei. 6, forse 6 scarso, però. Non è che a me mi hanno fatto impazzire, cioè sono cose molto ma molto più buone. Sì. Ovviamente, vabbè, li finiremo, però non li ricercherei sinceramente, non mi verrebbe neanche da comprarli. Ok, raga, abbiamo finito anche il latte alla fine. La pensiamo come prima. Però dai, un po' ne sapevo la sera. Comunque, proviamo questi yogurtini. C'ha cucchiaio alla mano. Tirava più questo al cocco, però gli ispira anche a lui. Quindi ho detto, vabbè, prendilo te. Proprio prima questo, tanto c'è il caffè. E questi sono mousse di bianco con brownies al caffè. Adoro, cioè non vedo l'ora. Sono 120 grammi, di cui 102 grammi di latte fermentato, che appunto sarà una specie di budino, tipo sì, mussettino, speriamo bene. 18 grammi di brownies al caffè ricoperti di cioccolato al latte. Questi sono gli ingredienti.
ingredienti, spero si leggano bene. La quantità come la sua è 120 grammi, di cui 104 grammi di latte fermentato, quindi la mousse, più 16 grammi di cubetti al cocco ricoperti di cioccolato al latte. 102, lui ha 104 e io ho 18 grammi di brownies e lui ha 16. No, cattiva, non è giusto. Ecco qua gli ingredienti, come potete vedere sono piccoli, però se volete fare uno screen. Iniziamo ad aprirle. Buoni. Si sente il caffè, ma sono uguali? No, sono, i miei sono più piccoli. Sono piccini. Sì. Ma senti, si sente il cocco? Lo voglio, intanto lecco la carta. Senti, è cocco, si sente. Però è un cocco strano. Si sente. Eccoci qua. 3, 2, 1, via. Siamo ricotta, tipo, la ricottura. Ci mangiamo la ricottura. Eh sì, nell'ultimo video, nell'episodio 4 c'era il mix, però non era il sushi. Non era, era così, yogurt normale. Infatti. Eh sì, sto avendo delle difficoltà a girarlo. Questo è come si presenta, poi. Ci sarà sicuramente una quantità minima di questi pralini, sì, però. Si vede solo la mousse. Sì, infatti. 3, 2, 1, via. Il cocco. Non sanno di cocco? Ce lo sento veramente poco. Si sente solo il cioccolato. Ci sono fenomenali. Sì. Prova una cucchiaiata di questo. Hai presa la pallina? Sì, la prendo. Aspetta, questo è quello mio, questo è il tuo, il sorpiscente. Secondo me, in quelli che ho io, non si sente il cocco. Sentite. Ancora si sente in bocca. Già sono più duri. Questi al caffè tra un po' rischiate di spaccarvi un dente da quanto sono croccanti. Questi ma si invece sente sono... un botto il caffè, è buono. È buonissimo. Buono. Questi invece sono gommosini, senza un po' strana. Oh. Sentito il cocco? No, non sanno di niente. Non invece nei suoi il caffè si sente parecchio. Ok ragazzi, come potete vedere abbiamo seccato tutto. Non so, spero si... con violenza proprio la lancia. Sì, tanto. Spero si veda le considerazioni finali. Allora, la mousse non è tanto dolce, prima di tutto. È vero. Secondo me quella al caffè è più buono di quella al cocco, perché il cocco non si sente, il caffè si sente un botto invece. È vero, anche secondo me. Mi urta che questi sono belli croccanti, infatti bisogna stare attenti che sono belli duretti, ci rischia di spaccarsi davvero un dente. Invece però quelli sono troppo menci. Questi non mi piacciono per niente perché sono troppo menci. Questi sono un po' troppo duri, però li preferisco una cosa più croccante che quella a farino mencino. Preferisco molto di più la fragranza del caffè perché è molto più presente ed è molto più buona insieme al cioccolato, fa un mix buonissimo. Sì, il cioccolato, invece il caffè, esatto, però io amo anche il cocco col caffè, ma qua il cocco non si sente, si sente solo un po' di cioccolato che mi fa anche pazzire perché c'è un retrogusto strano. Il cocco non si sente, zero proprio, quindi poco. No, questo non lo ricomprerei al cocco. Te lo ricompreresti? No, neanche no, io no. Questo invece lo ricomprerei perché è buonissimo, mi è piaciuto tanto. Quindi voto sbobbo. A questo io gli do 9 perché è molto buono, secondo me. 8 ci sta. Sarebbe uno di quelli che andrei a ricercare al supermercato. Te lo ricompreresti? Io sì, ma secondo me dopo un po' il caffè stucca. Stucca, quello sicuramente. Però non è male. Questo invece... questo gli do un 4,5, non di più. Non mi è entusiasmato anche per nulla. Sì, anche io tipo anche 3-4. Anch'io bassissimo perché non mi sa di niente. 0 anche a meno. Non lo ricomprerei. E sì, voto basso perché... mi è piaciuto per niente. Quindi sbobbo, qual è stato il tuo preferito di questo video? Mi sa che già c'ho anch'io. Anch'io volevo dire queste. Le stavo cercando, le avevo qui accanto. Queste. E una sorpresa positiva. E il peggiore, lo yogurt. No, forse anche per i biscotti. Me forse anche per me. Avevo più alte aspettative. Sì, anch'io questi. Queste buonissime, mamma mia, orgasmo puro. Oreo via di mezzo. E questi via di mezzo. Per l'hype forse più delusione. Per l'hype sì, è vero. Peccato perché eravamo veramente stra curiosi di provarli. Li mangeremo ovviamente. Tanto ce n'è pochi dentro, altro che 11 colazioni. Quello altre due volte sono già finiti, secondo me. Abbiamo provato un bel po' di cose anche in questo video. Come sempre roba dolce, sia mai, non ci smentiamo mai. Quindi ragazzi, il video di oggi finisce qua. Se vi è piaciuto, come sempre, lasciateci un like. Scriveteci un commentino su ciò che avete preferito anche voi, se c'è qualcosa che vi ispira. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanellina degli aggiornamenti se non volete perdervi nessun nostro prossimo video. Quindi niente ragazzi, vi ringraziamo per la visione. E se vi va, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao.